Una delle strutture sanitarie più utilizzata dagli italiani è il pronto soccorso, ma è anche quella che presenta luci e ombre. Ci sono i furbetti che saltano la fila grazie alle amicizie. Abbiamo avuto un po' di corsie preferenziali. Ci sono quelli che aspettano. Tanto è sabato, non abbiamo fretta. Siamo entrati alle 10:30-11, siamo usciti adesso che sono le 16:35. E quelli che si ritengono soddisfatti. Io ho trovato invece un servizio all'altezza della situazione. È velocissimo. Ma entrare al pronto soccorso per molti cittadini può diventare un calvario. Per la salute si fa, diciamo. Benvenuti a Vox Reporter. Il pronto soccorso in molti casi è il termometro che misura l'efficienza sanitaria pubblica del nostro paese, quella a cui si rivolgono milioni di cittadini ogni giorno. Ma nonostante tutto, l'ostacolo più grande è il tempo di accesso alle prestazioni sanitarie. Qui sono a Modena, dentro il pronto soccorso del Policlinico. È un sabato pomeriggio e la situazione sembra tranquilla. Mi sposto al pronto soccorso di Baggiovara, la seconda struttura ospedaliera della città. All'ingresso incontro due ragazzi. Siamo entrati alle 10:30-11, siamo usciti adesso che sono le 16:35. Ha un accertamento su un gonfiore qua sulla mano. Sì. Quindi diciamo più di 6 ore al pronto soccorso oggi. Esatto. Aspettavi questo tempo d'attesa? Non se l'aspetto mai, però per la salute si fa, diciamo. Da quanto tempo aspetta? Non ho 2 minuti. Quindi c'è abbastanza veloce sì, la visita sì, oggi? Sì, perché mia madre è abbastanza grave e quindi l'hanno ricoverata subito. Sì. Durante l'intervista mi fermano gli agenti della Polizia Municipale. Mi chiedevano se è autorizzato a fare ripresa qua all'interno, questa è un'area privata. Secondo l'agente, il pronto soccorso pubblico sarebbe una struttura privata e così la vigilanza mi identifica. Ma sentite cosa dice l'operatore della vigilanza privata. Oggi è tranquilla la situazione. I tempi di attesa per le prestazioni del pronto soccorso invece sono abbastanza variabili. A marzo una ragazza ferita al volto ha dovuto aspettare per ben 11 ore le cure. Ritorno al pronto soccorso di Via del Pozzo. È andata bene, anche se nell'attesa da un esame all'altro si aspetta abbastanza. Ma siamo arrivati all'una e usciamo adesso per aver fatto due esami. No. Ci hanno mandato anche a Baggiovara. Cioè avete fatto 2 pronto soccorsi oggi? Sì. Il medico è stato gentilissimo, mi ha fatto un'ottima visita, quindi sono soddisfatta. Ma dentro al pronto soccorso ci sono anche i furbetti che saltano la fila grazie alle amicizie. Circa quanto tempo è andato? Un'oretta e mezza, una cosa del genere. E io sono venuto a prenderlo, sono un collega, lui è un medico, io pure, quindi abbiamo avuto un po' di corsie preferenziali. Il pronto soccorso è un crocevia di storie. Molti cittadini vorrebbero avere un servizio veloce, con i tempi di attesa ridotti al minimo. Ritorno al pronto soccorso di Baggiovara. Tra un gruppo di cittadini esasperati per i tempi di attesa sale il malcontento. Cosa vuoi dire? Non c'è niente da dire, così. A 4 ore qui al pronto soccorso per che tipo di emergenza? Per una contusione al ginocchio. Praticamente per un blocco intestinale. Mia mamma. Vengo a sapere di una signora di 82 anni che ha dovuto attendere ben 5 ore su una sedia con un blocco intestinale prima di essere ricoverata. Non ho parole, cosa devo dire? C'è poco da dire. Siamo in Italia, aspettiamo.